Sono molto soddisfatto del lavoro prodotto dallo studio Bargone. In campagna elettorale mi ero impegnato a rilanciare l'intero quartiere di Borgo Ferrovia, a cominciare dalla stazione. Abbiamo ottenuto un importante finanziamento dalla presenza del Consiglio dei Ministri, partecipando al bando Italia City Branding, per realizzare il parco della stazione, che prevede una grandissima riqualificazione delle strutture, a cominciare da quelle storiche, ma soprattutto un rilancio di quella parte di città. Come avete avuto modo di vedere nel video, c'è grande socialità anche all'interno della stazione, non solo un punto che auspichiamo in breve tempo diventerà il riferimento finalmente di corse elettrificate, ma soprattutto un luogo da vivere, da far vivere al quartiere, ma non solo, luogo che collega, se ci avete fatto caso, c'è un ingresso direttamente da Tripalda, quindi c'è un luogo anche che connette fisicamente a Tripalda e Borgo Ferrovia, e poi l'hub internodale per mettere in connessione il trasporto su gomma e quello su rotaia, in modo finalmente da potenziare il trasporto pubblico locale, soprattutto per quanto riguarda l'urbano, e tenere fuori sempre di più l'extraurbano. Abbiamo immaginato anche questo collegamento non solo virtuale, anche fisico, tra il parco del Ferestrelle e il parco della stazione, perché se ci riflettete la dorsale è la stessa, e quindi in prospettiva abbiamo anche immaginato che ci possa essere questa unione tra i due parchi per realizzare di fatto un unicum. La cosa più importante, cioè le progettazioni, sono state realizzate. Poi le dico, per quanto riguarda l'isochimica abbiamo di fatto affidato l'ultimo lotto, quindi in questi primi 4 anni di amministrazione, ricordo durante i quali ce n'è stato uno almeno di Covid, quindi durante 3 anni di amministrazione abbiamo di fatto completato la bonifica di un'area che chiedeva vendetta, e abbiamo in qualche modo, anche se parzialmente, ripagato il quartiere dei grandi sacrifici che ha dovuto affrontare. Abbiamo affidato i lavori per l'abbattimento e la ricostruzione dell'ex scuola media, stiamo per affidare la realizzazione del campo sportivo di Borgo Ferrovia, e poi c'è questo progetto. Insomma, in 3 anni abbiamo rimodellato e rilanciato un quartiere. Ora sui lavori attendiamo i tempi tecnici, ma il grandissimo lavoro necessario è stato già effettuato.